distacco rispetto all'umanità. Beh, insomma, non so se... Tra i 15.000 che hanno partecipato alla 42esima convocazione nazionale di rinnovamento nello spirito c'erano anche i 500 provenienti dalle Marche, accompagnati dalla coordinatrice regionale Francesca Piersimoni. Tutti i nostri gruppi, sono circa 70 i gruppi in regione, gruppi piccolini che vanno dalle 15 a, anche a, alle 100 persone, ci sono un paio di gruppi un po' più grandini, però ecco, tutti i gruppi approfittano per portare qui a questo evento di grazia ogni anno anche le persone che non fanno parte del rinnovamento, che non conoscono anche l'esperienza del rinnovamento, ma soprattutto molti che non conoscono neanche l'esperienza della Chiesa e soprattutto l'amore di Dio, l'esperienza di Gesù che salva, che libera e che guarisce, quello che stiamo cercando di vivere in questi giorni qui a Rimini. Filo conduttore della Tre Giorni Riminese, il brano evangelico di Luca, Oggi per la tua casa è venuta la salvezza, sul quale hanno dialogato personaggi illustri come l'economista Stefano Zamagni e il magistrato Alfredo Mantovano. E la storia di Zaccheo, l'esattore delle tasse per conto dei Romani, è riuscito a suscitare riflessioni profonde nei cuori dei partecipanti alla convocazione, perché in fondo c'è un po' di Zaccheo in ognuno di noi. Ma chi partecipa alla convocazione del rinnovamento nello Spirito Santo sa che uno dei momenti più forti, per questo tra i più attesi, c'è quello con il roveto ardente, adorazione e preghiere attraverso le quali si invoca lo Spirito Santo per la liberazione dagli idoli e dai nemici spirituali. La convocazione nazionale quest'anno è tornata nella sua sede naturale, 49 anni a Rimini, 2 a Roma e 1, l'anno scorso, a Pesaro, esperienza che però purtroppo non si è potuta ripetere. Ci dispiace non essere tornati, speravamo di poterlo fare, una convocazione e una conferenza si sono realizzate a non molta distanza da qui da Rimini. Certo i luoghi sono importanti, ma è ancora più decisivo vedere se lo spirito abita il cuore dell'uomo. In fondo la convocazione è un segno, si consuma in poche ore. Quello che è importante è vedere se questa convocazione poi continua nella storia, e cioè se lo spirito può accasarsi nella vita degli uomini ogni giorno. Dunque è un grande investimento, una convocazione, ne abbiamo avuto due anche a Roma con Papa Francesco, si è tornati a Rimini, non sapremo che cosa succederà il prossimo anno, però quello che importa è permettere allo spirito di muoversi, ripeto, di accasarsi nella storia degli uomini, nelle case, nei cuori degli uomini. E adesso l'applauso finale ve lo chiedo io, perché Antonio... Nella vita del rinnovamento adesso c'è un'altra tappa importante, l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche. L'appuntamento per tutti, compresi i coordinatori regionali, sarà a Sacrofano, vicino a Roma, dal 26 al 28 aprile. In quei giorni sapremo chi sarà dunque a guidare il più grande movimento ecclesiale d'Italia, che conta più di 200.000 aderenti, raggruppati in oltre 1.900 gruppi e comunità.